arrivati effettivamente alla fine di un tour di 4 settimane del progetto City Sick, che ha attraversato la Puglia partendo dal Gargano per arrivare qui a Lecce, dopo essere scesi giù fino alla Via Verta. E è un momento di incontro in cui vogliamo un po' raccontare le esperienze che abbiamo fatto e incontrarci, scambiare anche le opinioni con il territorio che abbiamo comunque incontrato durante il nostro percorso. Per cui con piacere vogliamo ci faremo fare i saluti dal comune di Lecce, dall'assessore alla cultura Fabiana Cicirillo, scusa, l'avevo segnato, non lo so più leggere, e invece dalla presidente della provincia di Lecce, Fabio D'Arantino. Quindi gli lascio la parola allora a Fabiana. Sì, grazie mille, buongiorno a tutti. Io diciamo un po' impropriamente, perché come assessore alla cultura diciamo sono un po' interessata a questo, anche se la cultura, come tutti sappiamo, è in ogni attività dell'uomo, quindi vi faccio i miei saluti. So che il sindaco è venuto prima a salutare, ma che era impegnato, e so che anche gli altri assessori di riferimento, Rita Miglietta e Angela Lavalle, erano impegnati in altre iniziative, quindi vi portano, sì, da vedere le incontri ieri, comunque vi portano i saluti. E questo mi sembra un progetto straordinario, diciamo, di grande valenza scientifica, che mi sarebbe piaciuto conoscere un po' meglio, ma vi prometto che poi in qualche maniera cercherò di approfondire l'argomento. Mi sembra, io poi ho un particolare legame con la storia della bicicletta, perché come Dario sa, io sono un po', sono vicina a loro come via, ma sono anche una ciclista così, diciamo, molto... sono una ciclista, parlo delle cesine, però magari non sono troppo, in quest'ultimo periodo non sono una grande attivista perché gli impegni diciamo mi stanno, però trovo che la bicicletta sia un metodo, un mezzo per veramente essere vicino alla natura. Straordinario. E durante le passeggiate in bicicletta effettivamente si riesce a comprendere la natura in una maniera diversa, però ecco, effettivamente, così come ci diceva con il dottore del suo livello, conoscere sì sì, per attimo. No, con il dottore che mi ha raccontato un po' quello che state facendo, e quello di conoscere più approfonditamente e da un punto di vista scientifico quello che si ammira durante la passeggiata in bicicletta, e poi quello è fondamentale, non basta vedere e godere sì della bellezza della natura e anche dei beni culturali che ci sono nei tragitti, però è bene conoscerli, perché solo se uno li conosce più approfonditamente riesce a goderne appieno, comunque anche a rispettarli, a preservarli. E quindi bellissima iniziativa, straordinario comunque il lavoro di alto respiro, perché mi hanno raccontato che avete fatto 6 giorni, no? Quindi adesso vi lascio la parola e vi auguro un buon lavoro. Grazie di avermi invitato. Grazie mille. E mi sa che ci abbiamo due microfoni, me ne sono accorto adesso. Ok. E quindi la parola a Fabio D'Arantino. Grazie. Sì, grazie. Impropriamente presidente della provincia. Io sono solo un delegato, delegato all'ambiente e alla tutela della valorizzazione ambientale, che è il presidente Stefano Minerva, che non è qui presente, ma che mi ha incaricato di portare il saluto da parte dell'ente provincia. Ringrazio ovviamente il Comune di Lecce, l'assessore
e buongiorno a tutti e a tutte. Ovviamente questo è un incontro di natura divulgativa, ma sempre volontario tecnico, nel senso che la mia aspirazione su questi temi è quella di avere una buona partecipazione, proprio perché questi temi necessitano una divulgazione quanto più massiva possibile. E quindi vi invito a tutti quanti, a partire dal sottoscritto, che ha il compito in questo periodo di ricoprire questo ruolo sulla tutela della valorizzazione ambientale, quello di rendere quanto più diffuso possibile il tema dell'ambiente, il tema della tutela soprattutto delle biodiversità. E tant'è che nelle prossime settimane sto organizzando nella provincia proprio un incontro a tema su coinvolgendo tutte le realtà ambientali e ambientaliste, sia di natura scientifica che di natura associativa civica, e gli assessorati all'ambiente di tutta la provincia, delle città, della nostra bella provincia, proprio per mettere al centro dell'agenda della provincia di Lecce il tema della tutela ambientale e della tutela della biodiversità, proprio per tutelarlo dagli attacchi che arrivano pesanti sul territorio e sul paesaggio. Oggi, con il nuovo decreto FER, con il fotovoltaico massivo che sta di nuovo rilanciando il nostro territorio, è comunque sempre a tutela del nostro patrimonio, soprattutto il patrimonio arboreo, anche quello minacciato purtroppo sia dal complesso del disseccamento rapido, volgarmente non definito xylella, sia appunto dalla necessità di salvaguardare gli aspetti cromatici del nostro paesaggio, che è uno dei temi centrali, secondo me, che passeggiando in bicicletta noi andiamo a percepire, perché l'aspetto cromatico è fondamentale per la tutela del nostro territorio. E noi con questo progetto di Rete Natura 2000, l'ambiente si fa strada, devo dire che le risultanze che andremo a vedere di questo lavoro sicuramente ci diranno come nell'Italia tutta ci può essere la possibilità di mettere anche in comune, di esaltare quelle che sono le biodiversità che si trovano nei vari territori e che possono, secondo me, trovare anche un punto di natura giuridica sulla tutela stessa, perché secondo me la messa a tutela della biodiversità è un punto fondamentale, uno snodo per fare delle politiche giuste da un punto di vista sia locale, amministrativo, che il nostro compito, sia a livello di legislazione regionale, dove dobbiamo essere noi a stimolare il legislatore a tutelare le varie oasi e i parchi che sono nati, devo dire, nell'ultimo decennio a bizzeffa nella nostra provincia e sulla nostra regione, ma che necessitano però di una tutela reale. Non possiamo parlare di parco o tanto Santa Maria di Lecce, se poi non attiviamo le normative, no? Il personale che serve per tutelare questo parco. Questo ovviamente quando il ragionamento va quando si parla ovviamente di nuove reti viarie, di tutto ciò che può essere invasivo. Ricordo a tutti che noi siamo un territorio prettamente pianeggiante e che abbiamo una delle reti viarie più ricche di tutta l'Italia, quindi quando parliamo di costruire due strade dobbiamo stare attenti, perché siamo già al massimo e i dati dell'ISPRA sono molto chiari sul consumo di suolo nel nostro territorio e ci danno una maglia nera. Questa maglia nera deve essere necessariamente sia per gli addetti ai lavori sia per le amministrazioni locali un punto di riferimento fondamentale. Approfitto e chiudo poi il mio intervento per ringraziare il dottor Lorenzo Ciccarese, che è la mia memoria storica, che il dottore Gianni Modo, che è memoria storica della nostra provincia, nonché stimolatore di incontri di natura scientifica e culturale, mi ha fatto presente che proprio 2 anni fa è stato premiato dalla provincia, è stato dato appunto un riconoscimento al dottor Lorenzo Ciccarese di Darmiano, il salentino che si è fatto strada e che è al centro di queste ricerche scientifiche.
quindi da parte mia un caloroso saluto e un augurio di buon lavoro a tutti voi. Contentissimi di avere qua, a parte il mio capo, però di letto, e quindi non poteva mancare, però chiaramente non poteva mancare proprio perché è un rappresentante importante di Ispra e del luogo, quindi ci aprirà lui le, i lavori della, del workshop di oggi. Sì. Mi dispiace sia andato via l'assessore perché mi ero venuto in mente, non si sente? Parte forse per parte si sente? Infatti che lei sia l'assessore alla cultura, ho fatto venire in mente, no, a proposito della relazione con i temi di cui stiamo parlando, un articolo bellissimo che ho detto qualche minuto fa, forse Giulia che ha collaborato con noi già ha detto questa cosa perché è diventata la mia ossessione. Questo articolo si chiama The Significance of Meanings, l'importanza dei significati. E questo articolo, scritto da un gruppo di autori della IPBS, si chiama, dice che uno dei motivi fondamentali per cui sono fallite i principali accordi internazionali, clima e biodiversità, è dovuto al fatto che questi due ambiti negoziali, multilaterali, sono stati a vantaggio della prima cultura, no? Quella dei climatologi, biologi, agronomi, eccetera, mentre invece sono stati quasi del tutto esclusi filosofi, antropologi, etnologi, che invece avrebbero potuto dare un contributo sostanziale, no? All'implementazione di questi accordi internazionali. E questo, da questo articolo poi è partito un dibattito molto interessante, tanto è vero che adesso molti esponenti di questa seconda cultura, quella delle scienze sociali, scienze umane, hanno, insomma, preso vigore e cominciano a essere integrati nei rapporti internazionali, nei negoziati, eccetera. E proprio ieri sono stato, fino all'altro ieri, a fare un lavoro della Commissione Europea per la valutazione dei progetti comunitari. Uno dei principali criteri, abbiamo accennato anche stamattina, quello della multidisciplinarietà, intesa non solamente sul fatto di integrare climatologi, agronomi, eccetera, ma anche quello di associarsi agli esperti delle scienze sociali. Quindi l'assessorato alla cultura è fondamentale in questo senso anche per raggiungere gli obiettivi a scala locale. Detto questo, io avevo preparato anche un PowerPoint, aspetta, metto qui Matteo, così spero di non essere troppo lungo e poco adeguato, diciamo, ditemelo subito se vado su. Sì, ok. per cercare di legare, no, la dimensione locale alla dimensione globale. Questo è il quadro delle aree protette in Italia. E dice che abbiamo circa 483 le aree protette terrestri in Italia che coprono circa il 10% del territorio nazionale, quindi 3 milioni di ettari. Oltre a questo abbiamo anche una serie di siti Natura 2000 che complessivamente raggruppano circa 5,8 milioni di ettari. Quindi andando a vedere il quadro europeo, l'Italia si situa circa verso la media, no, del questo 20% delle aree protette, quindi le aree protette su base nazionale e quelle invece Natura 2000 coprono complessivamente il 20% del territorio nazionale, che non è, insomma, una cifra poco significativa, e ripeto, è nella media europea. Abbiamo ovviamente le punte straordinarie con la Slovenia, la parte a destra in alto, ma comunque è un risultato che tra l'altro è al di sopra di questo AICI Biodiversity Target, quindi uno degli obiettivi della Convenzione per la Biodiversità, che diceva di raggiungere entro il 2020 almeno il 17% delle aree protette. Quindi siamo al di sopra. Questo naturalmente non è, come dire, una
una chiara indicazione del fatto che poi queste aree protette siano ben conservate, come sa bene la nostra collega di Le Punte Sesi, che si occupa di aree protette. Ma la cosa, insomma, poco invece positiva è il fatto che ad un certo punto in poi questo numero delle aree protette, ma anche la superficie, è rimasta praticamente stabile da qualche decennio a questa parte. E a livello europeo, vedete la parte rossa, no? Il baseline, punto di partenza, la parte a destra invece con il verde, punto di arrivo, il target per il 2020, non abbiamo fatto molti progressi in termini di conservazione degli habitat. La questione della perdita di biodiversità è un fatto di straordinaria gravità. La situazione è grave ma anche seria, come diceva Flaiano. Perché siamo di fronte, come dicono molti scienziati, non è solo questo gruppo, insomma, il cui leader è Caballos, che nel 2015 ha, insomma, posto le basi a questo concetto della annihilation, biological annihilation, l'annientamento della, della biologia, della biodiversità. Siamo di fronte alla sesta estinzione di massa, dopo quello che ha portato alla scomparsa dei dinosauri. Abbiamo perso negli ultimi anni un numero di specie che è da 100 a 1000 volte superiore a quello del ritmo naturale, perché le specie nascono, si sviluppano, si affermano, poi muoiono, però insomma ha dei ritmi naturali, biologici, che sono stati centuplicati negli ultimi 200 anni, dall'invenzione della macchina a vapore, quindi quello dall'inizio di quelli che alcuni dicono l'antropocene. Quindi dal 1750 ad oggi stiamo perdendo specie ad una rapidità impressionante. E questo lo dice soprattutto un rapporto meraviglioso dell'IPBS, che sarebbe il corrispettivo dell'IPCC per la biodiversità. E questo rapporto dice, questa è insomma la pagina principale del portale IPBS che presenta questo rapporto approvato a giugno di quest'anno, e questo invece è il declino della popolazione dei principali mammiferi a scala globale. Vedete questa riduzione drammatica della popolazione delle principali specie faunistiche e mammiferi, ma non solo i mammiferi, tutti i gruppi tassonomici sono in una situazione di grave crisi. Abbiamo circa un milione delle 8 milioni di specie conosciute, un milione sono a rischio di estinzione, e non c'è una classe tassonomica esclusa da questo rischio. Quindi un milione di specie a rischio di estinzione che dobbiamo in qualche modo sottrarre. Allora, questo è un altro concetto interessante che ha a che fare con, a mio avviso, con la forza di questo progetto Seek to Seek, no? Un paio di anni fa è uscito questo documento, questo rapporto, questo progetto che poi è confluito in un bellissimo libro, che è stato avviato da Edward Wilson, che è un biologo, entomologo, che ha coniato la parola biodiversità, almeno lui dice così, e il quale ha avviato questo progetto che si chiama Half Earth, quindi metà terra, e lui dice che per salvare la biblioteca della vita, la biblioteca della vita e la biodiversità, c'è bisogno di proteggere almeno il 50% del territorio, delle terre emerse del pianeta. Siamo probabilmente al 17% di questa protezione, di questo livello di protezione, di istituzione di aree protette. Dobbiamo arrivare al 50%. Questo naturalmente riscontra con una serie di, no, di trade-off, di equilibri anche con rispetto all'uso del territorio per altre destinazioni, del quello agricolo, alle infrastrutture, alla produzione di bioenergia, trasporti, eccetera, eccetera. Però secondo Wilson è un numero, insomma, crescente di scienziati, di studiosi, per proteggere la biodiversità ad un ritmo, diciamo, sostenibile, c'è bisogno di proteggere il 50% del territorio. Come si fa a fare il 50%? Allora, la Convenzione della Biodiversità ha introdotto questo nuovo concetto, lo dico in inglese perché purtroppo ancora non c'è una traduzione italiana, che si dice Other Effective Land-Based Conservation Measures, sono quindi quelle misure di conservazione che sono diverse dalle aree protette, ma che sono assolutamente integrabili con le aree protette, che sono per esempio, e qui ne faccio un esempio che secondo me calza benissimo, in questo senso lo dico a Gianni Podo, come stimolo per una discussione interna, alle servitù militari. Il Salento ha delle straordinarie servitù militari, straordinarie dal punto di vista naturalistico,
che in qualche modo sono servite a proteggere specie e habitat, no? Che insomma, loro lo sanno bene come lo so bene io, penso per esempio alla fascia, gran parte della fascia adriatica, no? da Otranto in giù, in particolare adesso mi voglio chiamare Porto Badisco. Ok, sì, anche, sì, Porto Badisco anche su, che grazie a questa servitù militare ha consentito una protezione di questi luoghi che altrimenti avrebbero potuto subire il destino che invece ha subito l'altra costa, no, del Salento. Allora, questa è un'iniziativa, per esempio, che è di successo, che ho riportato qui qualche mese fa, un accordo fra il Ministero della Difesa del Canada e il Ministero dell'Ambiente, ha istituito la prima area, Other Effective Area Based Conservation Measure, per integrarla con delle aree protette limitrofe. E quindi, siccome so che il percorso di questa tappa, così, che è passata attraverso quest'area, che non era protetta, quindi questa è un'area straordinaria, efficacissima, per allargare, per integrare forme di conservazione, che sono quelle della protezione, ad altre invece aree che sono state utilizzate per altri scopi. Penso per esempio anche, non so, agli orti urbani, ai giardini pubblici, ad altre vigneti storici, ci sono un'infinità di altre destinazioni che possono essere utilizzate in questo modo e servire a raggiungere questo 50%. Quindi qui ho riportato solo uno dei valori, no, che viene adesso riportato, che riguarda il servizio di impollinazione, no? Sì, un tema caldo che riguarda la perdita di biodiversità è quello degli impollinatori, un valore si diceva una volta inestimabile, adesso comincia ad essere stimato. L'IPBS dice che questo valore di impollinazione a scala globale vale 170 miliardi di dollari l'anno. Purtroppo è un servizio che si sta perdendo. Questo per dire che la biodiversità è importante per sé, per le specie che non possiamo, no, trascurare, non possiamo consentire l'estinzione di queste specie, ma è importante anche per l'economia di ogni settore produttivo, dall'agricoltura al turismo, al trasporto, al commercio, al tessile, eccetera, eccetera. E quindi, ma insomma, la biodiversità è importante per un'altra serie di funzioni, qui vado veloce perché non penso che sia importante, insomma, siamo tutti esperti di queste cose. Ricordo per esempio la funzione di regimazione delle acque e di prevenzione dei rischi legati ai disastri naturali. Qui una cartina dell'ISPRA, qui ancora una seconda, che dice che ci sono milioni di persone sottoposte al rischio idrogeologico, il rischio di frane. E poi su questo c'è un altro problema che riguarda, no, il legame fra biodiversità e clima. Questo è un dato che ho preso stamattina sul sito della NOAA, un sito che si chiama co2now.org, che riporta, insomma, i dati praticamente in tempo reale del livello di concentrazione di gas di serra, temperatura, eccetera. Siamo arrivati a 409 parti per milione contro i 280 dell'inizio dell'era preindustriale. Abbiamo gli effetti di questa trasformazione dell'atmosfera che ha prodotto i cambiamenti climatici, qui l'esempio non sul uragano Vaia, ma eventi estremi legati ai cambiamenti climatici ne abbiamo avuti tanti anche in Salento negli ultimi decenni. E questi sono gli scenari futuri, perché finora abbiamo avuto solo un grado di aumento della temperatura, alcuni dicono 1,2 gradi, ma andando avanti di questo passo, no, secondo il business as usual, possiamo avere anche 6-7 gradi di aumento della temperatura media, quindi passare dai 13 o 13 e mezzo, sempre dall'inizio dell'era preindustriale, a 20 gradi di temperatura media, ma il Mediterraneo è anche un punto caldo in cui si possono verificare aumenti ancora più, insomma, più importanti, e questo non è auspicabile per nessuno. Quindi abbiamo bisogno di ridurre, come dice l'IPCC, entro il 2030 del 50% l'attuale livello delle emissioni, che ha raggiunto 42-43 miliardi di tonnellate l'anno. No, pensavamo che nel 2015-2016 si fosse raggiunto l'apice del livello delle emissioni, mentre invece negli ultimi 2-3 anni si è visto che sono ancora aumentate. Quindi nel 2018 si è raggiunto di nuovo un limite, un record, nuovo ogni anno un nuovo record. C'è anche il record delle temperature, ogni mese è sempre più caldo, eccetera, eccetera. Abbiamo bisogno però, come dice l'IPCC, di ridurre il 50% l'attuale livello delle emissioni e fare net zero emissions nel 2050. Quindi abbiamo 10 anni di tempo per dimezzarle e altri 30 per ridurle a zero. E questo
è complicato, ma si può fare, la scienza dice che ci può fare, abbiamo le soluzioni. Poi insomma vi farò vedere anche un bellissimo volume che dice quali sono le soluzioni, ma una di queste soluzioni sono quelle che vengono chiamate nature-based solution, le soluzioni basate sulla natura, che sono quelle di conservare la natura, fare agricoltura in maniera più sostenibile, restaurare, recuperare i territori, metterli in collegamento. E questo è anche un mondo di opportunità, cioè questo è di cui che abbiamo di fronte, questa crisi del clima, della biodiversità, ma ve ne sono altre, forse vado più avanti, vi farò vedere. E questa è la mappa invece dei parchi. E quindi idealmente questo percorso del SIC to SIC, che ha toccato diverse regioni, ha messo insieme questi parchi, in qualche modo va, non so se già l'avete fatto Matteo, ma in qualche modo va restituito su carta, ed è questo è già un punto di partenza per capire come collegare le aree protette. Perché di fronte ai cambiamenti climatici, no, si parla molto, no, della mitigazione, che significa riduzione dei gas di serra, e poi l'altro pilastro per affrontare i cambiamenti climatici è l'adattamento. Abbiamo bisogno di adattarci, anche se spegniamo adesso insomma tutte le luci e mettiamo zero da domani, abbiamo bisogno di adattarci perché ci sarà un'inerzia nelle trasformazioni climatiche. E quindi c'è bisogno che l'agricoltura, il commercio, l'industria, ognuno faccia la propria parte, ma c'è bisogno anche che il sistema delle aree protette si adatti a queste trasformazioni. Allora ci sono due strade perché questo avvenga. C'è bisogno innanzitutto, come dicono molti scienziati, di allargare le aree protette, perché c'è bisogno che le specie si adattino muovendosi verso il nord, verso quote più elevate, e c'è bisogno anche che queste aree siano fra loro collegate, quindi le connessioni, la connettività, i corridoi ecologici, e queste cose vanno fatte attraverso il ripristino e il restauro. Quindi di fronte a queste crisi, no, che sono gravi, serie, ci sono anche tante opportunità. Pensate per esempio alle migliaia di posti di lavoro, l'agricoltura può essere rivitalizzata da queste trasformazioni. Però queste soluzioni basate sulla natura ricevono adesso solo il 2,5% dei finanziamenti per affrontare i cambiamenti climatici. Il resto va alle stesse imprese che hanno combinato questo casino, mentre invece le soluzioni basate sulla natura sono più efficienti, meno costose. Basta vedere gli interventi di restauro che sono stati fatti per esempio sugli habitat dunari, sulle aree umide, e abbiamo un esempio anche noi bellissimo in Puglia, che sono stati fatti per altri obiettivi, ma che adesso tornano utili per far capire, no, questo è il know-how per dire ok, si può fare la stessa cosa anche per affrontare i cambiamenti climatici. E questi sono i principali, insomma, problemi ambientali, questo non voglio soffermarmi. E quindi l'altra cosa bella di questo progetto è che collega, no, il tema della conservazione della biodiversità a un altro driver importante di emissioni, che sono i trasporti. Il trasporto è causa, se ricordo bene, del 18% delle emissioni globali di questa sera. Vanno affrontate, c'è questo bellissimo volume che si chiama Drawdown, no? Un volume che è stato tradotto anche in italiano questo mese, e dice quali sono le principali 100 soluzioni per salvare il pianeta. E ci sono fra le altre cose anche, no, le biciclette elettriche, capisco perché solo quelle elettriche, però perché insomma questo è un tema, immagino, ci bisogna manca di... E quindi finisco con questa diapositiva che a me è molto cara, perché è uno di questi, questa slide della IPCC, nell'ultimo rapporto, del quarto rapporto, che per me è fondamentale e che va fatto vedere a tutti i decisori politici e portatori di interesse. Cioè, dice che il pianeta è sottoposto ad una serie di stressors. Finisco, Matteo. Il pianeta è sottoposto ad una serie di stressors, che non sono solo i cambiamenti climatici, sono per esempio anche, no, il disseccamento diffuso, la xylella, possono essere i terremoti, disastri naturali di qualsiasi modo, di qualsiasi tipo. Allora, quando uno stressor di questo genere incontra una comunità, sia essa locale, sia essa globale, questa comunità subisce una riduzione dello stato di benessere. A quel punto questa comunità, questa società, queste collettività può rimanere inattiva, il rischio è però arrivi un altro stress, se la porta ancora più giù. C'è bisogno di reagire,
perché solo attraverso la reazione, l'azione, si può risalire la china, si può andare verso questo termine adesso un po' abusato della resilienza. E prima si fa, minori sono i costi e maggiori sono i risultati. Allora, questo volume Drawdown, 100 soluzioni, dicono come fare. Questo volume, ma non solo quel volume, dice che le soluzioni sono a portata di mano, perché abbiamo, grazie al cielo, le conoscenze. Noi sappiamo come fare, per esempio, per ripristinare un'area che è stata distrutta da un incendio, o come recuperare, come fare il restauro di un'area degradata, eccetera, eccetera. Ma c'è bisogno di farlo subito. C'è bisogno, quindi, soprattutto a questo punto, della volontà politica. No? Perché il tempo è stretto, come dice Greta Thunberg, oppure Extinction Rebellion, eccetera, eccetera. Ed è veramente così. E questo va fatto capire ai decisori politici. Allora, questa strada della mobilità sostenibile, della conservazione della natura, di mettere insieme anche le persone, le aree diverse del paese attraverso questo modo diverso di stare al mondo, di socializzare. Il mio direttore, qui finisco, dice in Danimarca, in Olanda non sanno andare in bicicletta, e lui che è di Ferrara dice noi sappiamo come si fa, no? E quindi anche quello, cioè, l'idea di andare in bicicletta non solamente per, no, per questo già sarebbe una grande cosa, per sostituire vecchie forme fossili di muoversi, di muoversi all'interno di una comunità, ma anche, insomma, c'è anche una componente sociale, qui insomma si ritorna al tema iniziale della necessità di far incrociare le diverse culture. Scusate se sono stato molto lungo. Grazie. Grazie, penso. Ho pensato in vari momenti di stopparti con la violenza, ma no, è molto interessante. E è stato molto interessante perché in qualche modo allora abbiamo avuto una visione globale. Noi in realtà abbiamo una visione della Terra. La Terra, e lo scopo di questo nostro progetto è proprio quello di ridare una dimensione invece terrestre reale, perché cioè, tutto questo sistema, cioè questo allarme, questo sistema di identificazione, cioè, se non è conosciuto veramente e percepito dalla popolazione, non muoviamo niente. Quindi noi effettivamente questo progetto ROX è partito da un gap di informazione. Queste protette istituite, la rete della 2000 istituita nel 92, la conosce il 10% della popolazione. Cosa bisogna fare per farla conoscere? Noi abbiamo trovato una strada che è efficace nel momento in cui passi e che vogliamo raccontarvi innanzitutto con questo video che riassume le attività del primo anno di progetto, perché qua siamo appunto già al secondo anno di progetto e vi faremo addormentare col video di 7 minuti. Allora, questo era il riassunto del primo anno di lavoro, quindi realizzeremo un video anche su questo secondo anno, un video che racconterà molto di più le esperienze del futuro. Ora qui noi riassumeremo rapidamente a caldo quello che abbiamo fatto in Puglia in queste 4 settimane. Quindi lascerò la parola a Sesi, Maria Cecilia Natalia di Istra, e detta Sesi perché effettivamente è troppo lungo per noi, ma è stata appunto la realizzatrice, diciamo, della parte tecnica cartografica del progetto, e quindi è la responsabile scientifica del progetto. Buongiorno a tutti, ringrazio Matteo Lennert che è l'ideatore del progetto, diciamo, da tutto, gli ho dato forma e sostanza a un'idea che non è mia, ma fortunatamente ho avuto la fortuna di condividere con il collega. Chi mi ha preceduto ha praticamente sintetizzato già tutti i concetti. In questo viaggio in Puglia volevo solo sottolineare, l'assessore ha parlato di multidisciplinarità. Noi siamo ad esempio vivente, non solo come ISPRA, infatti ci siamo messi, non è vero, è un caso comunque, io ho la maglietta ISPRA, lei era la maglietta SIN2SIC, i vari colleghi, abbiamo tutti professionalità diverse,
abbiamo partner diversi, siamo esattamente convinti come tutti che l'approccio all'ambiente non possa essere fatto da una persona sola. Questo fatto si è rivelato ancora, abbiamo avuto ulteriore conferma nel viaggio in Puglia, e chi mi ha preceduto ha parlato ovviamente di conoscenza, comunicazione, e ricordiamo per l'ennesima volta che noi non siamo qui per fare un progetto di conservazione, ma di comunicazione. Quindi abbiamo cercato di parlare non solo ai ragazzi, ne abbiamo incontrati a occhio e croce in 4 settimane, 1500, sono stati 1500 bambini, anche qualche ragazzo delle medie, ragazzi e ragazza delle medie, che sono stati informati da noi. La parte che personalmente mi ha più interessato è stato il contatto diretto con gli attori del territorio, le persone che con la natura vivono e fanno reddito. Perché, come diceva il dottor Ciccarese, al di là degli obiettivi che la legislazione pone, e ne pone tanti, quello che noi abbiamo percepito, che ci è arrivato proprio immediato, è che il sistema di protezione non solo non è conosciuto, nessuno, quasi nessuno, sa che la Puglia ha 2 parchi nazionali, che infatti oggi non mi pare di vedere, Parco Nazionale del Gargano e Parco Nazionale dell'Alta Volga. Sicuramente i parchi regionali hanno un livello, quindi scendendo il livello gerarchico c'è una conoscenza maggiore del territorio, ma questo è un fatto molto grave. Significa che imporre vincoli, regole generiche, quando l'ente preposto, e ne parlava prima, adesso non ricordo chi, quando la regione non fa dei piani di gestione, non è sul territorio, ed è tutto inutile, perché le persone per vivere hanno bisogno di mangiare, di avere soldi, e Natura Berlina non è un caso di cui c'è stata una lotta intestina per far scrivere salvaguardia e sviluppo economico, non è un caso che uno dei nostri partner, collega Lorenzo Lenner, si occupa proprio dell'economia. Noi crediamo in questo connubio, ambiente, sviluppo, compatibilmente con la realtà economica, però bisogna esserci, le istituzioni in questo ci devono aiutare. Noi abbiamo parlato e tutti gli imprenditori, insomma, gli imprenditori con cui abbiamo avuto contatti, si sono messi le mani nei capelli e hanno detto il parco. Ma il parco, primo chi l'ha mai visto? Se viene, viene semplicemente per dare delle regole e poi ci lascia soli. Natura 2000 non la conoscono, non sanno le opportunità economiche, di cui poi ci parlerà, fortunatamente abbiamo avuto in occasione di una tappa pubblica, che è un momento molto, tutto sommato, semplice. La FIAB ci ha dato una grossissima mano a organizzarla. Portare 150 persone in un parco nazionale e scoprire che pochissime di queste sanno di essere dentro un parco nazionale, questa è una realtà pugliese, ma non solo pugliese, l'abbiamo riscontrata a vari gradi di diversità un po' nelle città, nelle regioni che abbiamo attraversato. Vi chiediamo soltanto a chi è davanti di seguire il progetto. Noi qui ovviamente non abbiamo presentato una minima parte sul sito che avevo già preparato, in realtà c'è dietro un lavoro di studio ex ante molto molto approfondito, ci sono 1000 sezioni sul consumo di suolo, sul paesaggio, sulla geologia, sui processi di via e VAS, che in Puglia per i grossi progetti nazionali sappiamo tutti in citato, insomma, che problemi stanno dando, perché crediamo nella conoscenza. Con questo io ringrazio chi c'è, passo la parola a Scusate, pensavo che l'ordine fosse diverso. FIAB, per chi, quei pochi che non lo conoscono, è la Federazione Italiana Ambiente delle Discipline. Noi ci occupiamo principalmente di mobilità e mobilità in bicicletta. In realtà eravamo anche prima ambiente, perché la FIAB era nata per proteggere l'ambiente, ambiente per aver eliminato il costruttore di dell'uomo, e tecnologico. In questo progetto qui che ci stiamo a fare, è una cosa banale, io posso anche proteggere tutti i parchi nazionali, per arrivare sì, che se poi quando le vado a trovare, ci vado in macchina, ci porto pullman sopra i inquinanti, ho la
praticamente sto controllando a distruggerla, quell'area, anziché a proteggerla. E non solo, non è un fatto, questo è abbastanza banale, logico, ci arrivano tutti, ma non solo. Oltre alla tutela c'è anche proprio una questione, come ne parla meglio lei dopo, di lavoro. La bicicletta muove un'economia molto grande e la muove sul territorio. Economia in che senso? Perché nell'area protetta o nel parco naturale, fosse anche nel parco nazionale, avere la possibilità di visitarla o di arrivarci in bicicletta significa avere la necessità di trovare magari delle biciclette sul posto, per cui significa noleggiarle, significa trovare delle officine che me la riparano, significa trovare delle strutture che me la mantengono, significa trovare molto banalmente degli hotel che mi ospitano e mi danno la possibilità di sfruttare la bicicletta. Il Salento, visto che siamo in questo territorio qua, è sicuramente sovraffollato in agosto, ma probabilmente in questo periodo c'eravate voi e pochi altri, mentre è un periodo molto buono per fare del cicloturismo, che si può espandere, si può allargare la realtà, a patto di avere le strutture per farlo, a patto che ci siano degli hotel che ospitano delle bici, non è stato facile, immagino, trovare delle realtà, e a patto di capirlo, gli imprenditori di cui si diceva prima possono avere probabilmente non l'attività principale, ma l'attività collaterale che è molto utile, perché porta del reddito integrativo per alcuni, o del reddito proprio da dove il reddito non c'è per altri, mentre su una legge di biciclette non è un investimento così enorme, ma funziona e porta realtà e reddito. E per stare a quello che si diceva della tutela dell'ambiente e delle città, per noi è fondamentale, lo diceva prima il tuo superiore diretto, che l'inquinamento, sì, esatto, l'inquinamento, la mobilità è il 18%. Spesso quando interveniamo dicono, sì, ma voi pensate al 18, c'è un altro 82, sì. Intanto cominciamo dal 18, perché è facile, perché muovere e abbandonare almeno una delle molte auto che ci sono in famiglia è molto semplice. Muoversi in città come legge ci si muove benissimo anche le bici perché sono piccole. Intanto si comincia a fare quel piccolo pezzettino che comincia con quella piccola abitudine che comincia a rompere un'abitudine diversa e più grande. È un po' come, approfitto che forse abuso anche della mia stanza, quando ti dicono ti metti in merenda, ma che sarà mai, ma tra fare merenda con una brioche, dai, intanto comincia a prendere quella. E poi si comincia a vedere che già cominci con piccolo e poi comincia un periodo che porta a dimagrire e a ridurre quel consumo di CO2 elevata ed elevatissima. E poi, visto che è tornato un altro partner in sala, io non mi dilungo oltre, se non nel ringraziare ISPRA per questo progetto, perché a noi di FIAB ha fatto scoprire anche territori che non conoscevamo, pur vivendo nelle regioni, pur avendo 180 realtà in tutta Italia, sono state importantissime per le nostre realtà locali di FIAB andare a scoprire territori che non sapevano di avere, dei siti comunitari che neanche sapevano che esistessero eppure avevano vicino, e questo metterà in moto anche l'economia direttamente, perché io so già che in Piemonte stanno progettando di fare dei viaggi dei weekend nelle zone che hanno visitato, perché se una tappa per una settimana probabilmente è molto lunga e non poteva essere diversa, ci sono delle tappe che si possono fare in 2-3 giorni partendo dal venerdì e tornando la domenica andando a vedere questi siti, perché sono bellissimi, e mettendo in moto quell'economia che porta di nuovo a una ricaduta di maggiore conoscenza, che è lo scopo fondamentale per cui è nato il progetto, non è nato per mandare in giro i ricercatori di ISPRA a divertirsi, è nato per far conoscere la tanti pochi conoscono, ed è una ricaduta diretta, ed è una ricaduta diretta sull'economia, perché significa persone che si spostano che hanno bisogno di mangiare, dormire e di vedere. E poi c'è la realtà imprenditoriale che ha altri significati. I significati sono sempre quelli, perché poi l'economia vive di emergenza, opportunità, organizzazione. Quello che abbiamo visto poi in Puglia è che molti di operatori si muovono per organizzare gruppi internazionali in bicicletta. Abbiamo trovato belle organizzazioni, accompagnatori che
arrivano da fuori, biciclette che arrivano almeno da Como, un po' di lì, rapporti con le strutture d'accoglienza buone e non sempre buonissime, cioè le strutture d'accoglienza anche in bassa stagione, anche con strutture vuote, tendono a non dare le migliori stanze al ciclista, e questo però volevo farne creare queste abitudini. Però abbiamo trovato in realtà, almeno qui in Salento, strutture disposte a raccogliere biciclette con degli alberghi da 4 stelle in su a un prezzo molto accettabile e molto competitivo. Abbiamo trovato delle colazioni adattissime ai cicloturisti. Abbiamo trovato quella dimensione che può permettere di rafforzare questo movimento. Non abbiamo trovato molto poco di endogeno. Molti servizi che nascono localmente, molti servizi per le biciclette, disponibilità di biciclette di bassa qualità, e quindi le persone non possono pensare di affittare una bicicletta adatta a fare il percorso della spiaggia di 3 km per fare un percorso più complesso. E poi abbiamo visto delle Puglie molto differenti, cioè abbiamo visto una Puglia degli anni 60, 70, 80 che è il Gargano, dove il primo settembre il 90% delle strutture chiudono e quelle che rimangono in piedi sono strutture che erano nate bene appunto negli anni 60, 70, 80 e stanno diventando fatiscenti e non così, cioè dove la manutenzione è scarsa. Abbiamo trovato dei percorsi, dei luoghi naturalistici bellissimi, dove però siamo sempre noi che dobbiamo descriverli e raccontarli. Noi ci dobbiamo portare a questo le conoscenze del territorio, non le riusciamo a acquisire localmente. Ci dobbiamo portare appresso le competenze per dire cosa c'è di geologico, cosa c'è di naturalistico, cosa c'è di animali, di biodiversità, e di seguito, perché non c'è nessuno attore locale che riesca minimamente a raccontare questi eventi. E questo è un fattore che ci dispiace molto. L'altra cosa che abbiamo capito è che natura e biciclette, anche se si sposano molto bene, ancora non sanno dialogare con lo stesso linguaggio. E quindi abbiamo un nord in cui biciclette siamo mossi solo noi. E poi c'è un avventuriero che è di mondo che riesce a lavorare bene su quelle zone, che non solamente nella stagione intensiva che è quella calda. Quando vai fuori in quel periodo è una zona che si ferma. Il centro della Puglia è molto interessante, è molto forte dal punto di vista di attrattività culturale, paesaggistica, quegli attrattori che piacciono al turista, il Trullo, la Lamia, e ha sicuramente un percorso molto bello, nella Murgia, nelle Valli d'Idria, quindi nella parte alta. La parte bassa a mare può essere interessante. Noi, i nostri percorsi ci hanno portato poco sul mare in quella parte, sicuramente la parte alta, quindi Barletta Bari, è complicata, ma la parte bassa, da Polignano verso Studio e verso Brindisi, l'avremmo potuta praticare di più, perché sicuramente c'erano degli elementi molto interessanti. Come il nostro tour ha saltato il Brindisi-Lecce, che anche lì è un'area piena di punti di interesse, e in qualche maniera per essere un po' esaustivi, per coprire la fascia centrale, per andare a prendere il Tarantino, anche se noi ci siamo andati anche forse troppo in basso, ci siamo persi degli elementi. Questo è anche interessante perché c'è così tanta ricchezza che anche su 3-4 settimane in bicicletta non sei esaustivo. Ritornando qua sul Salento, noi abbiamo trovato veramente tutti gli elementi, cioè noi possiamo dire che il Salento è sicuramente molto più bello in queste stagioni che durante l'estate, perché la spiaggia non è occupata dagli ombrelloni, non è occupata dai bagnanti, perché le strade sono praticabili, perché non c'hai un affollamento o il pericolo delle macchine, perché sai che puoi andare su strada primaria e strada secondaria
e sul tratturo e riesci comunque a trovare la tua strada, anche se ci dispiace che ci sia una bella segnaletica sui percorsi cicloturistici, che poi ormai è molto rigidità, quindi sarebbe bello rinnovarla. E cosa dire? Veramente il problema, ma il problema anche in Piemonte, è l'elemento autoctono, cioè l'elemento endogeno, non pensi mai, o comunque devi pensare che la forza di un sviluppo turistico ciclabile parte dall'iniziativa locale, ma anche deve partire dalla domanda locale. Non crediamo che tutti quanti i leccesi abbiano fatto il giro delle Salette in bicicletta e conoscano le loro bellezze fuori della stagionalità marina. Noi abbiamo fatto, abbiamo goduto anche degli elementi di ristoro, quindi ci siamo fermati anche a fare dei bagni dove è una ricchezza che difficilmente può essere, che tutti vorrebbero fare. Ancora, quindi per noi l'elemento fondamentale è sempre quello dimensionale. Ci accorgiamo, muovendo un gruppo di 10 persone, ci accorgiamo che muovendo una serie di biciclette, un mezzo pesante, persone che non sono congiunti e quindi che hanno bisogno di una stanza propria, la micro offerta turistica non è praticabile per questo genere di attività, se non per il viaggiatore solitario o se non per il gruppo auto-organizzato. Però se ci interessa fare economia, quindi se ci interessa portare almeno un gruppo di 10 persone, la struttura deve avere quella dimensione. E la dimensione economica, e questo è ancora un rammarico, che si è espansa tantissimo, l'accoglienza turistica informale, la infrastruttura, il bed and breakfast e via di seguito. Quindi tanta offerta, ma poi quell'offerta non genera una vera economia. Perché c'è una diseconomia per chi organizza l'offerta, c'è una diseconomia per chi fruisce di quelle strutture, perché non c'è una quantità che può generare una qualità adeguata di colazione, assistenza e via di seguito, e che l'unico che ci guadagna su queste cose operatore, l'intermediario, e quindi l'utilizzo di soggetti di questo genere, dove tra domanda e offerta c'è un divario tra 20 e 30% e quel divario è la vera economia. Grazie. Grazie Lorenzo. Allora, adesso da programma abbiamo un breve coffee break.